Milly Carlucci, clerici e conti in lacrime al funerale dell'amico Fabrizio. Oggi 28 marzo sono stati celebrati i solenni funerali di Fabrizio Frizzi, il conduttore dell'Eredità. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie dal mondo della TV, che oggi non possono che interessarsi alla scomparsa prematura di Fabrizio Frizzi. Le ultime novità dicono che oggi 28 marzo sono stati celebrati i solenni funerali del conduttore di Rai 1 presso la Chiesa degli Artisti a Roma. Milly Carlucci si commuove al funerale di Fabrizio Frizzi. Questo mercoledì 28 marzo si sono celebrati gli strazianti funerali di Cancelletto Fabrizio Frizzi, il noto conduttore che è morto nella notte tra il 25 e 26 marzo presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma per un'emorragia cerebrale. Tantissima gente si è riversata in Piazza del Popolo per stare vicino alla moglie Carlotta Mantovani ed il fratello Fabio Frizzi, distrutti dal dolore. Tra le persone comuni, anche gli amici di una vita dello sfortunato presentatore, il quale aveva solo una paura, quella di non vedere crescere sua figlia Stella. La messa è stata celebrata da Don Walter Insero, il quale ha rivelato che il mondo ha perso una grande persona ed un fratello, aggiungendo che Fabrizio ritroverà i suoi genitori in paradiso. Durante l'omelia celebrata presso la Chiesa degli Artisti di Roma, la prima lettura è stata fatta da parte di Milly Carlucci, la quale più volte è stata sopraffatta dall'emozione. Infatti la conduttrice di Ballando con le Stelle, ha dato più volte la sensazione di svenire da un momento all'altro. Infine Cancelletto Carlo Conti e Antonella Clerici, i due fratelloni di Fabrizio hanno dimostrato di essere particolarmente colpiti dal lutto, che ha contagiato tutta Italia. Carlo Conti e Antonella Clerici distrutti al funerale dell'amico. Carlo Conti e Antonella Clerici hanno letto la seconda preghiera, riuscendo a malapena a non scoppiare a piangere. Un dolore composto quello della moglie Carlotta Mantovan, che è sembrata come impietrita dal lutto, mentre Flavio Insinna è uscito visibilmente sconvolto dalla lettura di una poesia dedicata al suo grande amico prematuramente scomparso. Intanto i suoi più cari amici hanno avuto la possibilità di sfiorare la bara per l'ultima volta, mentre la giovane vedova ha ricevuto le condoglianze da parte di tutto il mondo dello spettacolo, che è intervenuto in massa alle messe in Piazza del Popolo. Infine il feretro è uscito portato in spalla da suo fratello Fabio e dagli amici più cari, mentre i suoi nipotini sono scoppiati a piangere a dirotto abbracciati ai genitori,